Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi è il 14 febbraio, quindi la prima cosa che voglio dirvi è buon San Valentino, perché oggi è il giorno di San Valentino, si parla di amore e si parla di baci, perché comunque a San Valentino ci sono i baci famosissimi che sono i baci Perugina, ma ci sono anche degli altri baci che secondo me ci stanno benissimo nella giornata di San Valentino, che sono i baci di dama. Quindi parliamo di baci che si mangiano, ovviamente. Ma mi sembrava il giorno giusto per pubblicare sul mio canale questa ricetta, quindi vi lascio al video tutorial in cui la realizzo. Vi auguro ancora una volta buon San Valentino e mi raccomando, baci per tutti! Per realizzare i baci di dama sono necessari 70 g di farina, 30 g di nocciole, 30 g di mandorle, 50 g di zucchero, 50 g di burro e 30 g di cioccolato fondente. La prima cosa è unire la farina di mandorle, la farina di nocciole e la farina normale. Io l'ho già unite, adesso le andiamo a mescolare. Quindi uniamo prima i tre tipi di farina. Poi io aggiungo lo zucchero, quindi 50 g di zucchero. E a questo punto, per amalgamare bene il tutto, aggiungo il burro fuso. Adesso che ho ottenuto un composto omogeneo, quindi vedete che assomiglia molto ad una pasta frolla ed è molto morbido l'impasto, dobbiamo andare a dare la forma dei baci. Quindi andremo a creare praticamente delle sfere che hanno però la parte sotto piatta. Quindi prendo un pezzettino di pasta, con i palmi delle mani vado a creare una sfera. E poi la appiattisco leggermente alla base, quindi mi aiuto magari anche un pochino così con le mani e vado a creare proprio una cosa di questo genere. Quindi ho dato la classica forma del bacio di dama, quindi una semisfera praticamente. Vado a fare così fino a riempire il tegame. Questi sono i baci di dama pronti per essere infornati, quindi adesso li mettiamo più o meno a 175-180 gradi in forno statico per circa 20 minuti, massimo 25, ma tenete sempre bene d'occhio la cottura. Questi sono i baci di dama e sono ancora ovviamente da unire uno all'altro. Qui ho il cioccolato fondente fuso e quindi noi dobbiamo semplicemente andare ad unire una parte con l'altra. Quindi andiamo a mettere il cioccolato sopra al bacio in questo modo, non troppo perché poi quando andate ad unirlo altrimenti vi uscirà troppo all'esterno. Quindi in questo modo qua, vedete? E abbiamo unito il primo bacio di dama. Il procedimento è esattamente lo stesso per tutti, quindi ve ne faccio vedere un paio, poi potete sicuramente andare avanti da soli perché è facilissimo. Mettiamo il cioccolato sopra in questo modo e poi andiamo ad unire con l'altra parte, quindi così. Ecco qua, vedete che avete il bacio di dama. Adesso andate avanti con lo stesso procedimento, poi ci vediamo alla fine quando li avrò uniti tutti quanti. Ecco, questi sono i baci di dama finiti. Come potete vedere, ho unito le due parti e questo è il classico bacio di dama. Vedete, questo è il risultato. Sono molto carini e soprattutto sono molto buoni. Quindi vi auguro buon San Valentino, buon appetito, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se vi piacciono i baci di dama. Noi ci vediamo alla prossima, io vi mando un bacio enorme.